anni e sono convinto che finalmente il problema della terra dei fuochi, che non so chi l'ha detto prima, non è un problema della Campania, ma è un problema del nostro paese, dell'Italia, possa essere definitivamente accantonato. Grazie. La ringrazio, onorevole Scotto. Presidente, soltanto per puntualizzare una questione, ho ascoltato l'intervento del collega del PD. Con grande rispetto vorrei dirgli che ovviamente le responsabilità sono ventennali, ma non è questo il luogo per fare uno spot al Presidente della Regione De Luca, anche perché mi pare che trasportare le ecoballe fuori dalla Regione Campania e i rifiuti non siano una grande novità. Mi pare una cosa che si trascina da molti anni, quindi non parliamo di svolta, ma parliamo esclusivamente di una continuità. La ringrazio, lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Nel frattempo salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Superiore di Istruzione Giovanni XXIII di Roma che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Ci siamo? Bianchi Stella per la Sicilia. Stella Bianchi. La votazione è chiusa. La Camera respinge il successivo 2.50. Chiesto di intervenire l'onorevole Russo. Io provo a sottrarmi sempre alla vivacità della polemica sulle responsabilità del passato per continuare a ragionare del provvedimento che è sotto, che è all'attenzione di questo Parlamento. Abbiamo detto che esiste, a nostro avviso, un'emergenza, che è l'emergenza delle bonifiche. Abbiamo anche suggerito di provare a mutuare, come accade in altri paesi d'Europa, del mondo, ad utilizzare gli strumenti scientifici per individuare le emergenze e da quali emergenze partire per investire risorse. Qui non si contestano le risorse ingenti. Si contesta una cosa diversa, che queste risorse ingenti in via d'urgenza vanno utilizzate per la cosa più importante, per la cosa che serve di più, per